Il bestiario della terra è un viaggio tra l'uomo, l'animale, che si snoda tra la città di Parma e la città di Reggio Emilia. Il 9 giugno sarà parallelamente a Parma, alla Casa del Suono, e a Reggio Emilia, nei musei civici, in cui a Parma verrà presentato un'opera inedita, un'opera sonora e fisica, visiva allo stesso tempo, del titolo Il canto del zoforo, un riferimento diretto al zoforo di Antelami, del Battistero di Parma, che è uno dei bestiari più belli e affascinanti d'Europa.